No, no, per non il... voglio parlare. Perché, non? Perché non vuol parlare? Abbiamo chiesto di rispondere a certe specifiche domande, nulla di, di particolare, mi fa piacere, dobbiamo dialogare no? Avete detto che non vi sottraete al confronto, quindi lo facciamo. Ecco, per quanto riguarda... Ehm, sono state evidenziate da parte di Giorgio Assennato dell'ARPA, il professor Giorgio Assennato, dei punti eh, di eh, criticità. Ehm, abbiamo considerato anche la questione di ossina e ehm, c'è stata la legge regionale che ha posto un freno, ma esistono anche delle altre situazioni. Vedi quella per esempio del benzo che sta eh, raggiungendo... Eh, Cifre di tutto rilievo, 1,3 nanogrammi al metro cubo ai tamburi. Il benzoapirene fa parte dei, eh, degli IPA, idrocarburi policiclici aromatici, gravemente cancerogeni. Ecco, come si spiega che quando spira quel vento maledetto dall'Ilva verso i tamburi eh, la cittadinanza subisce e patisce questi dati? Abbiamo già presentato il miglioramento che abbiamo ottenuto, a noi risulta che tutte le emissioni sono entro limiti di legge e questo è sufficiente. Inoltre abbiamo... Il limite di legge è un nanogrammo, non 1,3. Abbiamo evidenziato i miglioramenti ottenuti in questi anni e con quello che abbiamo anche in mente di fare. Eh... Questi dati sono in continuo e miglioreranno continuamente. Noi non ci risulta che siamo fuori dai limiti ecco, di Ecco, Parliamo da, da cittadini, diciamo, ecco, svestiamoci dei nostri ruoli. Ecco, sì, subito, dei nostri ruoli. Eh, benissimo, eh, però è stata descritta una realtà che rispetto alle piaghe ambientali è ben diversa, diciamocela tutta. Ci saranno stati degli sforzi da parte di ILVA, non lo metto in dubbio, ma la situazione è quella che è. I dati relativi alle mortalità per tumori, alle fonti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua. E insomma, non, non si scherza con questa situazione. Ma io direi diversamente. Siete voi che descrivete una realtà virtuale che non esiste, date un allarmismo assurdo perché i dati che ha fornito oggi l'ILVA sono in parte i dati dell'ARPA, in parte sono dati misurabili costantemente come ho già detto con il monitoraggio continuo dei cammini, Per cui veramente a me mi sembra di vivere in una realtà virtuale rispetto a quella reale dello stabilimento. Allora, Ora allora gli ecologisti e i cittadini grazie, basta, basta, sognano... Grazie, basta, mi detto una domanda. Eh? Basta. Ecco, ci ha detto basta, l'ha detto Stam, non si può parlare troppo. Troppa grazia, Sant'Antonio. Sentiamo ora l'ingegner Buffo, il quale proprio ci ha illustrato no? la relazione ha illustrato ai presenti la relazione appunto della situazione ambientale e della sicurezza dell'Ilva nel 2009. Riuscire a parlare con certi personaggi non è semplice perché c'è una certa ritrosia. Sentiamo cosa ci ha detto l'ingegner Adolfo Buffo. Ingegnere Buffo, volendo sintetizzare, quali sono i eh, principali punti su cui si articola il rapporto ambiente e sicurezza 2009 di ILVA? Noi abbiamo fatto un'analisi di quelle che sono le condizioni di, di, di sostenibilità ambientale e delle condizioni di sicurezza dello stabilimento. Da questa analisi è scaturita una fotografia che abbiamo voluto far vedere per, per mostrare cosa è stato fatto in termini di investimento, in termini di... Eh, interventi impiantistici dal 1995 ad oggi. Questa fotografia, i risultati ottenuti, ripete, dicevo prima, non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, però quei risultati non si possono contestare. La maggior parte di quei risultati sono anche validati da ARPA. Questione Benzo Apirene. Perché basta? basta. Perché una basta? Domanda, una domanda una, super... Ma si pagano le domande? Vabbè. E il cammino E312? Perché c'è una prescrizione regionale che doveva essere già realizzato il monitoraggio continuo dal febbraio 2009 e invece ciò non è accaduto? Perché? Risponda. Rispondi. Rispondi. È inutile stare a continuare no. su questo. Mi vuol rispondere? Sto Prima, noi abbiamo detto che prima di tutto ci vogliono le norme, il regolamento. Stabiliamo quali sono i metodi di misura. Metodi la normativa di... c'è, febbraio 2009, siamo a novembre 2009. Non posso... Tutte e due. Eh, lo faremo in altra sede, non è questo il momento. Come si vede, non si vuole rispondere. Questa è la realtà. Eh beh, velocemente, Giorgio Assennato, e, e poi una parola di chiusura. Giorgio Assennato e il suo commento su questa relazione dell'ILVA. Ecco, eh... Professor Assennato, eh, quali le, i punti di maggiore eh, criticità eh, di questo rapporto ambiente stilato da Ilva? Innanzitutto è il primo rapporto e che rappresenta da un lato un fatto enormemente importante, dall'altro lato purtroppo significa che per decenni non ci sono state informazioni organizzate in un documento formale e il documento contiene una serie di dati. Eh, importanti sugli investimenti e sulle migliorate prestazioni ambientali dell'azienda, restano ancora da fare eh, altre cose che, che poi si vedrà insomma, vedremo ecco, come andrà un piccolo allora, allora, allora concludendo Chiusura. noi abbiamo mm. voluto dimostrare che noi come piccoli rispetto al colosso ILVA, forse siamo dei moscerini tra virgolette, ma il moscerino può dare fastidio All'elefante, quando combatte una battaglia di giustizia, una battaglia di vita innanzitutto, e quando i moscerini sono tanti, beh, la grande industria, sempre civilmente e democraticamente, deve temere la rabbia democratica e civile di un popolo inquinato e purtroppo costretto ai tumori, alla malattia del secolo. Un'ultima cosa: se per l'Ilva io sono sgradito. Io mi vanto di essere non gradito o sgradito, che dir si voglia, all'Inva, se questa è una battaglia, ripeto, nell'interesse della collettività intera. Non ho altro da aggiungere. Marene, grazie a Bate di nuovo la nostra solidarietà a te da giornalista, per quanto mi riguarda poi eh, ognuno eh, può pensarla come crede.